Enrico Bertolino, comico mica da ridere, come diceva Ettore Petrolini. La casa del futuro me la immagino mia, nel senso che spero di potermene mantenere una anche nel prosieguo della mia esistenza. Dato che, come specificavo, cioè la casa per me è stata una conquista, io vivevo in affitto, i miei genitori vivono ancora in affitto e hanno 61 anni di matrimonio. E conseguentemente noi siamo persone che vivevano dei precari, che da un momento all'altro si sentivano magari sfrattati oppure avevano problemi oppure dovevano cambiare città. Io invece me la immagino nel quartiere dove sono nato, con le persone che ho conosciuto e quella che ho, per cui sono molto, immagino e spero che rimanga la stessa. Abito all'Isola, che a Milano è un quartiere popoloso, antico, e si chiamava Isola perché era circondata dai Navigli. Ora i Navigli non ci sono più, ma l'isola è rimasta. Io ho di fronte il bosco verticale, ogni volta che lo guardo mi viene da ridere. Ne ho fatto una campagna non contro, perché il bosco verticale non è una bella idea se applicata a Copenaghen con il recupero dei silos di Philip Stark. Fatta da noi, secondo me, è una cosa inquietante, perché hanno messo delle piante che fanno solo aumentare le spese condominiali su questa casa, che è fuori da ogni contesto urbano e fuori da ogni piano regolatore, per cui lì la natura è stata offesa dall'architettura. La mia stanza preferita è il bagno, in cui ho fatto mettere anche il televisore, e spero che nessuno ci entri quando ci sono io che guardo la TV. Ne abbiamo più di uno, altrimenti c'è la gente a casa mia, morirebbe con la vescica rovinata.